Ma in realtà cioè, non dobbiamo andare troppo lontano. Togliamoci da mezzo alla lava. Le mie anime le vedo in lontananza. Devo principalmente capire dove dovrei andare esattamente, che è la cosa che mi importa più di tutte. Ma è anche la cosa meno semplice di tutte. Tipo io adesso dovrei cercare di capire la strada sulla base della. Di dove stracazzo erano le mie anime, per esempio. Oppure potrei tranquillamente rinunciare a quelle anime. Perché non le rivedrò mai più. Nel momento che potrei venire stuprato analmente un'altra volta da questi enormi schifi dragoneschi. Sto tipo morendo bruciato, non so dove cazzo devo andare. Avevo solo sbagliato strada di qualche centimetro. Cari draghi, a te. Ma no, aspetta. Da dove sto arrivando io? Ah, oh, santissima Vergine del Guadalupe. Il senso d'orientamento d'un crotalo, come sempre. Andiamo a prenderci le anime prima che ci ammazzino. Troppo tardi, troppo tardi, troppo tardi. E invece ce l'abbiamo fatta. Contro tutto e contro tutti. Adesso però io devo capire come fare per andare avanti. Prima di venire ucciso brutalmente. Salve. Immagino di dover andare da quella parte. Però con l'immaginazione ci facciamo ben poco. Ah no, sì, devo andare di qua, devo andare di qua. Meno male. Ok. Siamo più tranquilli? Sì, dai. Adesso siamo più tranquilli. Oh, umanità gemelle, queste mi fanno molto piacere. Però non capisco lo stesso dove devo andare. A meno che non ci sia una scala o qualcosa. Ma mi sa che chiedo troppo, come al solito. Ok, passiamo di qua, vediamo che cosa c'è. Un altro di questi cacacatti infuocati. Un ramo che ci rompe le palle. Parete illusoria? Vediamo se è così. Sì, incredibile, ma vero, c'è un falò, attenzione! Colpo di scena! Che poi sarei anche un minchia, perché in teoria io sono vuoto, quindi tanto vale usarle anche per tornare umani. Usare anche l'anima di grande eroe che abbiamo recuperato prima. Che se va come penso, mi sa che livelliamo di nuovo. Sì. Mi sa proprio di sì. Quindi, un livello alla stamina, poi torniamo umani e ravviviamo sta minchia di fiamma. Eccoci qua, pronti per nuove avventure. E continuiamo il nostro viaggio. Incuranti però di dove stracazzo dobbiamo andare. O meglio, un tentativo lo potrei fare qua dentro. Ma credo di sbagliare all'ennesima potenza. No. Credo di averci preso. Saliamo su, molto su, tanto su. Piccola storia triste, stavo preparando. Oh, è cambiata l'illuminazione, come al solito, quindi credo sia una cosa buona. Credo, non ci metto la firma. Eccoci qua. Tutti animi sicuro. Bastardo! Si è animato quello dietro, figlio della merda proprio. Ok. E ci stramuori. Ne vedo già altri in lontananza. E vabbè, no, poi. Diamoci una calmata per cortesia. Eccoci qua. Ma quanti. Vabbè, poi. Un'invasione di. L'invasione degli ultra schifi. C'è discretamente buio qua sotto. Sgamato alla velocità della luce. Una fiammata in faccia, giusto per gradire. Va un'altra, guarda come faccio cucureddu flambè. Bene, mi ha invaso Xina. Speriamo nell'aiuto di Hercules. Perché non bastavano tutte le rotture di coglioni che ce ne siamo presi qua. Ci voleva anche una bella invasione giusto per riscaldare l'ambiente. Ecco, appunto, a proposito di riscaldare, guarda come muori incendiato cucureddu dei miei coglioni. E rifacciamo come al solito, raggiungiamo a tutta velocità il ramo in mezzo alla lava di prima e ripartiamo dove eravamo rimasti. Tanto nessuno ci invaderà a sto punto, al limite ci faranno flambé un'altra volta. Niente di grave, insomma. Facciamo cambiare l'illuminazione di punto in bianco ed eccoci qua. Visto con la coda dell'occhio. Finché ha petto la velocità della luce e andiamo avanti.
E vabbè, t'ho preso di striscio, ma t'ho preso. Ed è quello che conta. No, torno dietro. Vabbè, ma ragazzi, se ci stiamo calmi 2 secondi, non chiedo chissà che. Però, insomma, evitate di sfricugliare i coglioni, insomma, male non vi fa. E a voi vi brucio in... Vi secco in compagnia, bastardo che mi sei arrivato alle spalle. Infame che non sei altro, ok. Continuiamo sulla strada, visto che... E ce n'è ancora uno, che scappa, se la dà a gambe, invece muore in maniera atroce. Vedo un drop, la solita grande anima. Ci mancherebbe altro. Che cazzo è quello? L'invasione degli ultracorpi, che cazzo? No, schifo, 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 vai via, 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 via. Ti evito come la peste. Però con 2 colpi muori, Dio ti ringrazio. Non potevo chiedere di meglio. Che c'è qui? Buio, perché... Se non cazzo. Proprio il buio più totale. Cosa abbiamo in questi ponticelli? Qualcuno sta cercando di ucciderci? No? Perfetto. Continuiamo la nostra esplorazione. Ma perché si incastra nelle radici? Il super guerriero Cucuredo non morto prescelto che si incastra nelle radici. Proprio la perfetta metafora di Cucuredo. Vedo un esercito di quegli stronzi. E vi seguo dal primo all'ultimo proprio. Tanto mi basta un affondo e morite facile. Perché ce lo state venendo a uno tipo Bud Spencer e Terence Hill, quindi mi viene anche abbastanza facile uccidervi. Per esempio qua sotto che cacchio c'è? Ma tu sei scemo, porca di quella troia! Un infarto mi stava venendo. Ah, che carini. Da qui sotto hanno tutto un altro effetto. Ok, io non ho la più pallida idea di dove mi trovo, prima di tutto. Secondo, sto posto è pieno di sti schifi. Direi, come ho detto prima, lisciotto, però ci vuole una certa attenzione. Però adesso ho superato sti stronzi. Minchia, non dirmelo. Ah, veleno. Pensavo fosse tossicità. Vabbè, ormai sono qua. Arma a rischio, no ragazzi! Arma rotta, no, 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 cazzo! Ci mancava solo quello! Porca miseria! Si è rotto tutto, tutto! Non so neanche come ci ritorno io là sotto per riprendermi le anime. Porca troia! Ci tocca ritornare ad Aizali da qui. Che 2 palle. Ecco, cominciamo di nuovo il Cucuredo flambé. Opla. Bevi Cucuredo, che è un attimo qua. Ti rosolano a fuoco lento e manco te ne accorgi. Ma saliamo su che vedo già un tipo che ci sta aspettando. Bene, ci mancavano gli Hadouken. E che cazzo! Mamma mia, ma cos'è? Stiamo calmi che... Minchia, lo sapevo. Ho detto, strano che non l'abbia ancora fatta quella. Minchia, muori! Santissima Vergine del Guadalupe, muori! Che ha droppato? Vabbè. Realizzatore di Aizalith, ok, c'è un altro di quegli schifi. Adesso per vendetta li ammazzerò dal primo all'ultimo. Tutti quelli che vedo li uccido. Perché mi fate schifo. Senza mezzi termini, lo dico. Ok. E questo è normale. Oh, droppato. Cosa ha droppato? Pezzo di tenente rossa, non so nemmeno a che cosa serva. Cosa abbiamo qui? Frusta infuocata del caso. Vabbè, ormai ci abbiamo rinunciato alle piromantie, quindi... Frega cazzi, ho visto la nebbia, quindi se tanto mi dà tanto, ci aspetta un altro boss.
E quindi a questo punto l'anello arancione di sto cazzo non ci serve più. Prepariamoci e vediamo che cosa ci aspetta adesso. Perfetto. Posso frenarlo, no? Bene, manco un po' di presentazione, niente di niente. Eh? Andiamo direttamente alle cose serie. Mannaggia te, culla del caos, che non sei altro. Che cavolo? Non farmi strada. Ok. Questo lo so. Questo l'ho visto dappertutto come si fa, quindi posso fare un po' in fretta. Però adesso devo muovere il culo, vero? Se no, non si va da nessuna parte. Madonna, cazzo è Sauron? Bene. Tutto molto rassicurante, devo dire. E adesso muovi il culo, cucureddo. Ma tipo muovi il culo alla velocità della luce. Perché qua crolla tutto. Ok? Eccoci qua. Mamma mia, cucureddu. Dai, eccoci qua. E anche l'altra. Mamma mia, sempre peggio. Sempre, sempre peggio. L'angelo della morte è diventata. Mamma mia. Adesso il peggio deve ancora arrivare, ve lo garantisco. Aia. Ma sarai stronza! Sarai proprio una grandissima puttana! Eh? Cosa ne dici? Dite? Quarto tentativo, quello buono? Speriamo, perché ormai avrei perso un po' la voglia. Vabbè, concentriamoci sulle cose serie, tipo recuperare le anime. Evitare il solito... vabbè, sì! Ok, adesso... No, adesso mi hai rotto il cazzo, culla del caos. Mi hai rotto proprio il caos. Tanto peggio di così non può andare. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce lo sto facendo. Ci sto riuscendo. Entra dentro veloce cucureddu, bravo così. Sfonda tutto, sfonda tutto. Sfonda, 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 dai, dai. Entra dentro, entra dentro, entra dentro. Dai, eccola lì, guarda la stronza, dai. Vabbè, se la prendi, cucureddu. Oh, quante menate di cazzo proprio. Quante gigantesche menate di cazzo per arrivare qua. E per andarmene soprattutto, perché a sto punto sto posto non c'ha più niente da dire. Usiamo ste cazzo di anime. Usiamo tutto, usiamo, dai. E vai a livellare come dei porci schifosi. Ma soprattutto, dove cazzo dovevo scendere? Ah vabbè, devo passare dall'altra del fuoco. Perché ci ha dato una cosa che stavamo cercando. Ed è anche di quelle estremamente utili, aggiungerei. Ovvero, aspetta che mi siedo, se no poi mi tocca fare 25.000 manovre. Ovvero, che dite? Posso donargli le titaniti. E soprattutto posso vendergli la roba, scusa un attimo. Ok, dopo avergli venduto l'impossibile, dicevo. Abbiamo un'anima di Lord. Su, fammi andare. Dicevo, abbiamo un'anima di Lord. E direi che non ce lo facciamo dire due volte. Ok, non ho più anime. E saliamo di nuovo di livello perché ho venduto l'impossibile.
Direi che ho fatto tutto quello che si poteva fare. E direi che a questo punto ci possiamo salutare così. Salutarci da vivi, che è una cosa che non succede molto spesso. Quindi, Cucureddu, stai fermo. Vi saluta anche Cucureddu. Ciao, arrivederci.